una rassegna letteraria di Palazzo Merulana che dà nome Topic and Dystopic, andrà avanti fino a metà gennaio. Abbiamo con noi ospite Andrea Valeri, responsabile eventi culturali di Palazzo Merulana. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Senta, allora il pubblico torna ad ascoltare dal vivo i libri, tra l'altro queste serate sono affidate alla setta dei poeti estinti, setta che si ispira al celebre film L'attimo fuggente. Ecco, è un grande ritorno, ma quali sono le opere prescelte? Ma come dice il tema stesso della rassegna, da una parte ci sono dei grandi classici di autori affermati che parlano veramente del contemporaneo, che è appunto il topic, e poi invece ci sono tanti altri libri di diverso genere, dalla fantascienza alla narrativa, dalla poesia anche, che si occupano invece di un futuro, di un futuribile, del rapporto con i social e dei tabù, il dystopic. Quindi si va da, diciamo, autori classici, appunto i due distinti faranno una serie di serate di lettura legate ad Orwell, ad Asimov, a Murakami e ai poeti russi, ma ci sono anche tanti giovani emergenti. Ci tengo solo a dire che è una rassegna, un progetto che nasce dall'Associazione Palazzo Merulana e da Coop Culture in collaborazione con la Regione Lazio come strumento concreto per sostenere, per condividere la lettura, di promozione della lettura, ma soprattutto di sostegno alla piccola e media. Infatti la rassegna è l'occasione proprio per conoscere e dare spazio a nuovi giovani autori emergenti, giusto? Esatto. E soprattutto noi crediamo anche nel valore dei musei che possono giocare nel moltiplicare gli spazi di presentazione. Ricordiamo naturalmente che lo spazio è assolutamente gratuito, e quindi dal 29 di ottobre, da quando abbiamo cominciato, fino al 16 di gennaio, abbiamo avuto la possibilità di sostenere le ultime opere letterarie di circa 20 piccole e medie case editrici. Senta, poi c'è anche un evento curioso, la maratona letteraria, ce la spiega in breve di cosa si tratta? Anche questa non è una novità, nel senso che a Palazzo Merulana nel corso degli ultimi 3 anni si è svolta spesso, legata anche ad altri temi. Fondamentalmente è un'associazione, mi piace ricordare la parola incontro, che raduna tante persone che leggono pezzi di libri e vanno avanti tutto quanto il giorno. Proprio l'amore per la lettura, in cui durante, diciamo, il mese si analizza un testo, si studia, si impara a memoria e poi dopo a un certo punto ci si alterna tutto il giorno nella lettura. Questo è successo anche per alcuni importanti autori come Roth e come Hemingway, e poi ad esempio in concomitanza con il Bloomsday. Una grande partecipazione, insomma, collettiva, in diretta. Non fare comunità attraverso la lettura e i propri beniamini letterari. Grazie, grazie ad Andrea.